Ciao Tamamici, benvenuti in una nuova puntata de Il tuo Tama Diario. Oggi in questa puntata sbloccheremo varie destinazioni e vedremo come sono cresciuti i nostri piccolini. Come potete vedere, ho fatto un cambio d'abiti ai nostri Tamagotchi. Spero vi piacciono, ma cominciamo subito con il Mitz. Ecco a voi la nostra piccolina. Questo è il risultato del matrimonio con Pizzarinaci e devo dire che ha preso il corpo del papà e la testa della mamma, quindi direi perfetto. Allora, procediamo nel sbloccare la prossima destinazione, ovvero Toyland. Come si sblocca? Si sblocca comprando al Tama Depa l'accessorio tamburino. Ok, dopodiché indossiamolo. A parte che non è che le sta proprio benissimo, però va bene. A noi ci interessa solo per sbloccare la destinazione. Ecco qua. Con l'orsetto che la guida verso Toyland. Carinissimo. Eccoci qua. Adesso però andiamo a scoprire i personaggi sposabili di Tama Farm. Allora, uno è Ata Kemuchi, perdonate la pronuncia, e l'altro è Youmochi, la pecorella. Mi raccomando, fatemi sapere con chi volete fare sposare la nostra piccolina e soprattutto questa volta ditemi il nome che vorreste dare al nascituro, sia maschio che femmina. Poi sceglierò quello che mi piace di più. Ma adesso passiamo al Mix. Ecco a voi il nostro piccolino, qui c'è un maschietto, che come prevedevo ha preso tutto dal padre e poco dalla madre. Infatti, come potete vedere, di Momochi ha preso soltanto un pezzettino di coda, ma va bene così. Allora, vi chiedo perdono, ma l'altra volta off camera ho per sbaglio sbloccato Puroland. Quindi cosa faccio? Per farmi perdonare vi lascio comunque il video della mia cara amica Dreamlike Moon qui in alto, perché così potrete andare a vedere l'animazione di Puroland. Però può essere anche una cosa a nostro vantaggio, perché oggi sbloccheremo Flower Hills, ma potremmo anche decidere di andare a Puroland e quindi decidere se magari questo piccolino può sposarsi con o un personaggio di Flower Hills oppure di Puroland. Allora, prima di tutto sblocchiamo Flower Hills, che si va al Tama Depa, e si sblocca cambiando lo sfondo, che è questo qui, il primo. Ok, ecco, già è partita l'animazione. Ecco qui che si sblocca Flower Hills. Andiamo subito a visitarla. Ecco, la prima è Flowerichi, che è una delle possibili pretendenti del nostro piccolino. L'altro personaggio è Butterflyichi. Però, come vi dicevo, adesso andiamo a esplorare Puroland, che è l'ultima destinazione. E becchiamo subito Hello Kitty, che potrebbe essere una delle pretendenti. Oppure un altro personaggio sposabile è proprio il nostro amico Gutetama. Perché? Perché appunto non ha sesso, quindi potremmo anche sposarlo. Una cosa molto carina in Flower Hills è nella terza icona c'è questo simpatico e grandissimo fiore che praticamente funziona come un mi ama o non mi ama. Noi dovremmo scegliere il personaggio che vogliamo sapere se ci ama o no, per esempio Hello Kitty. E lui farà il gioco mi ama o non mi ama. E alla fine in giapponese ci dirà qualcosa. Ovviamente tipo impegnati di più oppure stracotta di te, eccetera. Nel Mitz poi oggi volevo fare un'altra cosa. Un'altra differenza tra Mix e Mitz è il fatto che il Mitz può avere i pet. Come si ottengono? Si prende un oggetto e si porta in giardino. Dopodiché si va in giardino e si aspetta che il pet arrivi. Bene, direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere con chi fare sposare i nostri piccolini. Ricordatevi di scegliere anche voi il nome del nascituro. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e date un'occhiata al canale dei miei Tamamici. Ciao!